Buongiorno, continuiamo a lavorare insieme e oggi voglio fare con voi, voglio anticiparmi e fare con voi un lavoretto per Natale. Voglio fare un alberino di Natale. Abbiamo lavorato in questi giorni con le paste polimeriche, oggi lavoriamo con la creta. Ho preso un piccolo panetto di creta bianca e ora, con pochi attrezzi andiamo a lavorare. Ho preso un cartoncino così mi servirà da base. Per il mio lavoro ho preso un mattarello e degli spessori e poi uno spremiaglio. Voglio fare un piccolo alberello di Natale. Andiamo a lavorare? Andiamo a lavorare. Mettiamo gli spessori e andiamo a stenderci come fosse una lasagnetta la nostra pasta in questa maniera. Gli spessori ci serviranno per avere praticamente una pasta omogenea con lo spessore identico da una parte e dall'altra. La creta, come vedete, è una creta bianca, può tranquillamente andare bene anche quella rossa, ma io in questo momento ho la creta bianca e vado a lavorare con questa. Me la allargo più che posso. Comunque, andando tranquilla perché comunque ho i miei spessori. Come vedete, gli spessori sono come dei binari che mi consentono di lavorare e mantenere sempre, come vi ho detto prima, lo stesso spessore. Questo è molto importante nella creta perché uno spessore troppo sottile poi nel forno ci si rompe. Ecco, andiamo avanti ancora un po'. Adesso lo tolgo un attimino dal mio cartoncino perché lo rimetteremo dopo, perché l'allargherò un po', quindi vado a mettermi le mie bacchette da quest'altra parte e l'allargo fino a quando la creta me lo consente. Da questa parte vedo che praticamente siamo arrivati. Ritorniamo come prima e vediamo un pochino se siamo arrivati al nostro scopo. Eccoci, siamo arrivati a questo punto. Ora prendo il mio panetto e vado praticamente a farmi una specie di cono. E vado a sigillarmi il mio cono. Come vedete, semplicemente aiutandovi magari con una spatolina, andiamo a sigillarci il nostro cono, sovrapponendo la creta. Semplicemente così. Ed ecco praticamente il nostro cono. Lui sarà il nostro alberello. Andiamo a rinforzare la base anche dietro. Uniamo i lembi. Ed eccoci arrivato al primo step di lavoro. Adesso lo tiriamo un pochino su per far sì che il nostro alberello rimanga
un pochino più sostanzioso, visto che ancora è fresco, vado a metterci dentro della carta. La carta poi la toglierete una volta asciutto il prodotto, così almeno evitiamo che si afflosci. Ecco, abbiamo fatto anche questo. Prendo un po' d'acqua e vado a livellarmi la mia creta, perché l'acqua è amica della creta, cioè con l'acqua livellate poi il vostro prodotto. Anche qui lo vado a livellare e adesso iniziamo a lavorare. Iniziamo a lavorare, cioè praticamente il nostro alberello dobbiamo riempircelo di foglioline. Io ho preso uno spremiaglio, come vedete, e vado a iniziare questo lavoro. Vedete? Sto facendo questi ricciolini che vado a inserire nel piede del mio abete, piano piano, senza fretta, però bisogna che riempiamo praticamente tutto l'alberello. Dobbiamo fare questo lavoro. Abbiamo bagnato la creta così praticamente ci consente di incollarsi bene, però andiamo a farci questo lavoro. Questo poi a differenza della pasta polimerica che vi ho fatto i tutorial va comunque infornato. Lo lasceremo asciugare e tra 2-3 settimane, quando il prodotto è veramente asciutto, lo porteremo nel nostro forno, nel forno di ceramica, e il nostro ceramista ce lo infornerà. Bene, siamo arrivati qui e piano piano dobbiamo riempircelo tutto, quindi un po' di pazienza. È molto semplice come lavoro. È un lavoro molto semplice, un po' di pazienza. Comunque, vi torno a ripetere, tutto quello che mi vedrete fare in creta lo potete tranquillamente poi fare con le paste polimeriche, perché è la stessa cosa, lavorare la creta, lavorare le paste polimeriche è la stessa cosa. Certo, la bellezza di una creta infornata, di una creta lucida, poi è un altro discorso. Non è paragonabile perché effettivamente è un'altra cosa, però diciamo che chi è lontana dai forni, chi non conosce nessuno per poterli infornare, va benissimo una pasta polimerica. Io intanto mi giro mano a mano che ho il mio lavoro e bagno, come vedete, perché l'acqua mi serve come collante. Facciamo in modo di essere omogenei e andiamo piano piano a finirci il nostro lavoro.
pochino qua sotto. Vediamo qui davanti se l'abbiamo riempito bene. Ancora un po' qui. Sempre bagnando, che questa sarà la vostra colla. Ecco, vediamo un po', sì, tutto a posto, ancora un pochino qui e praticamente abbiamo finito. Eccolo, vediamolo. Eccolo qui. Ora andremo a fargli delle palline. Prima gli facciamo una stella, quindi prendiamo un pezzettino ancora di creta, andiamo a stendercela e ora con una, io mi sono fatta una piccola dina, vado a fare una stella giù su e poi con una spatolina vado a incidermi la stella. Non mi vedete perché sono dietro l'alberino, però adesso tiriamo via gli eccessi alla nostra stella. Ed eccola, sempre con la nostra acqua, la bagniamo, muoviamo un pochino i lembi, come sto facendo io ora. Andiamo a inserirla sul nostro alberello. Ecco qui. Volendo possiamo fare giusto 2 minuti per farvi vedere delle piccole palline facendo a mo' di polpettina rotonde e andando a inserirmele di qua e di là, una, ne facciamo un po', via, sempre come delle polpettine, metto dietro, poi ve lo giro, ve lo farò vedere, sempre con l'acqua altrimenti non si incollano, facciamo un po' di polpettine, un po' di pallinette. Vedete, in questa maniera, mettiamo qui, eccole. E un'altra sola, via, non ne facciamo moltissime. Ed eccomi, una volta finito l'alberello e ho fatto delle palline e una stella qui in alto. Ora cosa vado a fare? Ho lasciato asciugare un giorno il mio lavoro e adesso praticamente vado a prendere l'ingobbio giallo. Che cos'è l'ingobbio? L'ingobbio sono le polveri che ci serviranno, i colori che ci serviranno per colorare il nostro manufatto a crudo. A crudo o a cotto si può fare, e facendolo a crudo non è che risolviamo il problema, ma semplicemente ci agevoliamo per il fatto che questo prodotto va comunque portato dal ceramista e va infornato e non andiamo 2 volte a prenderci il prodotto, praticamente andiamo lì, gli diamo il nostro prodotto e poi il nostro ceramista ce lo smalterà semplicemente. Questo è il discorso, perché altrimenti dovremmo portarlo dal ceramista, fare la prima cottura, dipingerlo e poi riportarglielo. Invece facendo il discorso degli ingobbi ci evitiamo questo passaggio. Però che cosa ci serve? Ci serve un po' di borbottina bianca. Che cos'è la borbottina? La borbottina non è altro che il colore, la stessa creta diluita con l'acqua. Punto. Vado a prendere un po' di giallo, come mi vedete, e mi dipingo la mia stella in questa maniera. E un'altra cosa che vi voglio dire, a secondo che il colore è più intenso o meno denso, vi verrà più chiaro o meno chiaro.
Ecco, la stella è fatta. Ora l'alberello io lo lascerò praticamente bianco perché mi piace così. Vado a prendermi un po' di una punta di rosso per farmi le palline e prendo sempre l'ingobbio rosso. Mi raccomando, poi chiudeteli bene i colori perché altrimenti vi seccano. Ecco l'ingobbio rosso, eccolo qui. Lo vedete benissimo nel piattino e ora con una punta sempre di borbottina bianca me lo vado a diluire. E ora mi dipingo le mie palline. Anche qui, se metterò più rosso saranno belle belle consistenti, se metterò meno rosso saranno più chiare. Le vedete? Le stiamo dipingendo d'un bel rosso. Purtroppo ogni cosa che io, ogni tutorial che vi propongo ha un tipo di colori e questi colori si chiamano appunto ingobbi. Ce lo giriamo che abbiamo due palline anche da questa parte e andiamo a farci le nostre palline rosse. Quindi una volta infornato il nostro alberello sarà bianco lucido e le nostre palline saranno rosse. Vedete? Ora questo prodotto ancora andrà a vessiccare almeno una o due settimane per poi portarlo dal nostro ceramista. Niente, abbiamo finito, vi ho parlato degli ingobbi che sono i colori praticamente per il nostro biscotto di ceramica che si possono adoperare, come vi ho spiegato già altre volte, con il prodotto come noi definiamo acquoio, cioè praticamente dopo un giorno di lavoro, niente, serve semplicemente questo discorso acquoio per far sì di non andare due volte dal ceramista e nulla di più. Tutto qui. Ora, niente, il tutorial è terminato qui. Se vi piacciono le mie cose continuate a guardarmi, canale Cose di Tosca, e alla prossima. Ciao ciao!